Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano tra poco gli ultimi aggiornamenti relativi al caso ATC di Alessandria, relativi ad una vicenda che ha mosso le fiamme gialle a suo tempo per una serie di accertamenti relativi ad irregolarità contabili. Nel pomeriggio è stata convocata una conferenza stampa dei nuovi vertici e tra poco vi daremo comunicazione di quanto è stato accertato perlomeno finora. Ora altre notizie, altra cronaca, potrebbe essere stato un cortocircuito, anche se al momento non vi è conferma, la causa dell'incendio che questo pomeriggio ha completamente distrutto un negozio di termoidraulica situato in Spalto Rovereto ad Alessandria. Le fiamme si sono sprigionate nell'ufficio e nel magazzino senza fortunatamente provocare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare un paio d'ore per domare le fiamme, scongiurato un pericolo per le abitazioni della palazzina dove ha sede il negozio. Da una prima stima i danni sarebbero ingenti. Ed è stata fissata per domani alle 10 a Palazzo di Giustizia ad Alessandria, da parte del GIP Stefano Moltrasio la convalida da parte sua per quanto riguarda l'arresto del 23enne accusato di omicidio stradale. Relativamente all'incidente che è avvenuto domenica scorsa all'altezza di Pontecurone sulla A21, nello schianto è morta Piera Barilli di 84 anni di Cossato in provincia di Biella. La donna, lo ricordiamo, è morta sul colpo. Il giovane si trova agli arresti domiciliari in provincia di Pavia ed è il primo caso di arresto per quanto riguarda la provincia d'Alessandria dopo l'entrata in vigore della nuova legge sugli omicidi stradali. Nuove indagini per gli spari che a luglio 2013 a Novi ferirono lievemente il bassista della band di Alice Lenez e altri due novesi. Sono state chieste dal legale di uno dei colpiti. Sentiamo Emma Camagna. Le indagini fatte erano orientate verso un fabbricato non compatibile con la posizione delle persone colpite. Ne occorrono altri a sostenerlo. Maurizio Musumeci, che come legale di Stefano Borasi, 43 anni Novi, si è opposto all'archiviazione del fascicolo su un inquietante e misterioso episodio avvenuto la sera del 26 luglio 2013 a Novi, durante l'ultimo dei venerdì di luglio, promossi da Ascom e dal consorzio Il Cuore di Novi, rimase ferito lievemente da colpi sparati da una carabina d'aria compressa che raggiunsero anche il contrabbassista Stefano Resca di Spinetta, componente del gruppo musicale della cantante Alice Lenaz, ferito a un polso, fu dimesso dall'ospedale subito dopo la medicazione, e un uomo seduto su una panchina a pochi metri dalla banda. Anche per lui la prognosi fu benigna. Il responsabile degli spari mai è stato identificato. Il PM Vona ne ha chiesto l'archiviazione, ma l'avvocato non è d'accordo e al GIP Avanzino, che è amato a pronunciarsi sulla vicenda e che si è riservata di decidere, ha chiesto nuove indagini. Sostiene che in base alla posizione delle persone colpite si può capire da dove arrivarono i colpi. La band stava concludendo la performance musicale in piazzetta San Pietro quando Resca avvertì un colpo alla spalla. Subito dopo fu centrato da un secondo proiettile, un piombino sparato da carabina d'aria compressa che gli provocò la lesione al polso. Il concerto fu bloccato, i musicisti saltarono giù dal palco per mettersi al riparo, gli spettatori vennero allontanati in fretta e furia, intervennero i carabinieri, il palco fu ispezionato, fu rinvenuto il proiettile esploso dalla finestra di un'abitazione di via Roma. Sarà vero, ma non dal fabbricato, preso in considerazione dagli inquirenti, dice il legale di Borasi. E ora, come annunciato, gli ultimi aggiornamenti sull'attività dell'ATC di Alessandria, in particolare sulle irregolarità, gli accertamenti relativi ad irregolarità contabili negli anni 2006-2008. Sentiamo. È stata convocata nel pomeriggio, nella sede dell'ATC, l'Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, una conferenza stampa che ha avuto lo scopo di dare esito dei lavori svolti dalla rappresentanza della conferenza dei sindaci dei comuni in merito ad una serie di gravi irregolarità e a un giro di fatture pagate più volte per lo stesso lavoro ad una ditta di costruzioni della Campania. Gli importi relativi a quell'episodio su cui ha iniziato ad indagare a suo tempo la Guardia di Finanza avevano portato
portato alla sospensione dalle sue funzioni di direttore generale Riccardo San Sebastiano. Era stato poi aperto un fascicolo della procura presso la Corte dei Conti. Ora i nuovi vertici ATC hanno rassicurato la popolazione sul fatto che le vicende si riferiscono agli anni 2006-2008 ed hanno a che fare esclusivamente con i lavori pubblici. Non c'è nessuna evidenza, nessuna ipotesi, nessuna relazione tra i fatti che abbiamo accertato e consegnato alle competenze dovute e ciò che è ancora da fare rispetto agli anni successivi, perché le indagini del revisore, indagini è una parola che non è appropriata, le attività del revisore non si sono ancora espletate, quindi supporre, immaginare, prevedere è un errore, è una cosa che non va fatta perché rischia di andare in una direzione che non è corretta. Ad oggi abbiamo evidenze che risalgono agli anni 2006-2008 in relazione ai controlli di fatti in quelle date. Quando sarà completata la relazione, ho detto e confermo, ci sarà una evidenza pubblica dei suoi esiti. Al momento non c'è nessuna relazione. Nell'attività quotidiana degli uffici vengono garantite tutte le funzionalità e tutte le attività senza alcun cedimento in alcun senso. Ecco, da questo punto di vista gli inquilini possono essere assolutamente tranquillizzati che tutte le attività che sono poste al loro servizio saranno garantite e continueranno a essere garantite nella sede di Alessandria. Ci sono novità per gli ospedali dell'Alessandrino. Quello di Casale Monferrato si arricchisce di un primario, mentre ad Ovade e ad Acqui Terme sono stati salvati alcuni servizi essenziali. Sentiamo. Piccole e grandi soddisfazioni per alcuni ospedali dell'Alessandrino che, nonostante le problematicità diffuse causate dal piano sanitario regionale, riescono a reagire nella speranza di continuare ad essere punti di riferimento per la comunità. È così che dal nosocomio di Ovada arriva la notizia che a breve verranno riattivate due sale operatorie e in conseguenza di questo fatto si potrà di nuovo operare nel reparto di chirurgia. Interventi minori puntualizzano dall'ASLA L, che ha comunicato l'informazione, ma come si dice, meglio che niente. I pazienti potranno sottoporsi ad operazioni che riguardano lipomi, ernie e cisti. Nella non lontana Acqui Terme si gioisce invece per averla spuntata con la regione per una serie di ridimensionamenti ora sventati. Il nosocomio cittadino mantiene infatti la cardiologia e un collegamento diretto con l'ospedale di Alessandria per quanto riguarda il pronto soccorso e l'arrivo di una decina di posti CAFS, la cosiddetta continuità assistenziale, direttamente nelle corsie dell'ospedale. La buona notizia è stata sottoscritta da un documento di 6 pagine dove, grazie all'impegno del sindaco di Acqui Enrico Bertero e dei colleghi che lo hanno sostenuto nella battaglia per l'ospedale, l'assessorato alla sanità conferma il pronto soccorso a 24 ore, la struttura semplice di cardiologia come articolazione di quella di medicina, con 4 letti monitorati e collocati in anestesia e terapia intensiva. C'è inoltre una struttura semplice di cardiologia territoriale con 3 medici a supporto dell'attività domiciliare e diverse modalità d'accesso alle varie specialità. I dettagli si allargano poi alla day surgery e all'urologia che non verranno toccate. Pediatria sarà al sabato ma salta al mercoledì. Poco più in là, al Santo Spirito di Casale Monferrato, è stato annunciato l'arrivo di Francesco Lemut, 52 anni, nuovo primario della struttura complessa di anestesia e rianimazione, che si occuperà dell'intera rete aziendale in attesa che venga bandito il concorso per il primariato di Novi. Mentre l'anno scolastico è ancora in corso, la Regione Piemonte ha già varato il calendario 2016-2017. Si tornerà in aula il 12 settembre, ultimo giorno di scuola il 10 giugno. Novità per il prossimo anno scolastico, la settimana dedicata allo sport e al benessere. Ketty Porceddu.
Il calendario scolastico 2016-2017 del Piemonte è già pronto. A deliberarlo, sentito il parere della conferenza permanente per il diritto allo studio, la giunta regionale. La prima campanella suonerà lunedì 12 settembre, mentre l'ultimo giorno di scuola sarà il 10 giugno. Le scuole dell'infanzia chiuderanno invece il 30 di giugno. Saranno dunque garantiti 205 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 222 per quella dell'infanzia. Novità del prossimo anno scolastico, la settimana dedicata allo sport e al benessere, dal 25 febbraio al 4 marzo. 6 giornate che comprendono il ponte di Carnevale, quest'anno previsto da sabato 25 febbraio a mercoledì 1 marzo, in cui le scuole potranno concentrare le attività formative e integrative in materia di sport e di benessere. L'iniziativa, voluta e pensata di concerto tra gli assessorati all'istruzione, alla cultura e allo sport della Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli enti di promozione sportiva, si propone di valorizzare l'educazione fisica e motoria nelle scuole, invitando gli istituti a implementare le attività teoriche e pratiche legate allo sport in quella settimana. Tornando al calendario, le vacanze di Natale inizieranno di sabato, il 24 dicembre, e si concluderanno sabato, 7 gennaio. Alunni a casa anche per le vacanze di Pasqua, dal 13 al 18 aprile, dal giovedì al martedì compresi. Scuole chiuse anche lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre per la festa dei Santi, il 25 aprile per l'anniversario della Liberazione e lunedì 1 maggio in occasione della festa dei lavoratori. Ultimo ponte dell'anno, quello del 2-3 giugno. Per la festa della Repubblica. Infine alla delibera si propone di superare la logica annuale con cui viene determinato il calendario, individuando alcuni criteri validi per il prossimo triennio. 205 giorni minimi di scuola, apertura dell'anno compresa tra l'8 e il 15 settembre e chiusura tra l'8 e il 15 giugno. E infine individuazione dei ponti sulla base delle giornate che consentono un risparmio energetico. Con un più 3% di biglietti venduti e il boom per gli editori, ha chiuso il Salone del Libro di Torino. Roberto Monteriso. Il 29esimo Salone del Libro è stato all'altezza della sua storia e si è confermato su grandi standard. Alla conferenza di chiusura, con tanto di bilancio, la presidente, Giovanna Milella, era soddisfatta. Abbiamo superato molte difficoltà, ma possiamo dire che gli editori hanno venduto di più. Abbiamo messo in moto una macchina che poi è andata avanti quasi da sola e abbiamo avuto un grande pubblico, non solo qui al Lingotto, ma anche in streaming. Per il direttore editoriale del Salone del Libro di Torino, Ernesto Ferrero, l'attuale formula è il segreto del successo del Salone. Stiamo attenti a togliere qualche ruota, perché qui viene giù tutto, ha sottolineato, lanciando una frecciatina ai suoi successori. Sento dire che, se si vuole trasformare il Salone del Libro in un festival, ha aggiunto, ma in Italia di festival ce ne sono a centinaia, uno in più non servirebbe a nulla. Per Ferrero, dunque, è stata l'ultima edizione della Book Mess. Anche il sindaco Piero Fassino, a conclusione della 29esima edizione, ha voluto dire la sua. I dati di questa edizione 2016 del Salone del Libro confermano la giustezza e la forza delle scelte compiute in questo anno di grande lavoro per un salone all'altezza delle aspettative. Più biglietti venduti rispetto all'anno scorso, con una partecipazione più numerosa e sempre qualificata di editori, con più eventi e più vendite negli stand. Un bilancio, ha detto il primo cittadino, che rende merito a un eccellente lavoro di squadra che ha visto protagonisti soprattutto Giovanna Milella ed Ernesto Ferrero, presidente e direttore del Salone, e tutta la squadra che da subito ha accettato una sfida difficile ma appassionante. Una sfida, ha concluso il primo cittadino, ancora una volta ha colto l'obiettivo di un successo che fa bene a Torino e all'Italia. Si è concluso ad Alessandria con una lezione tenuta dal professor Renato Balduzzi il terzo anno del corso intitolato I più fragili fra i più deboli, giallo come il miele. Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Balduzzi ha parlato di diritti e di doveri, soffermandosi in particolare sul tema dei doveri, quelli di solidarietà politica, economica e sociale. Il progetto e relativo corso di formazione sono stati promossi dall'Associazione Culturale, amici ed ex allievi dell'Italia. Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria. Durante l'incontro sono stati consegnati i certificati a quanti hanno partecipato a questa proposta di arricchimento culturale e sociale legata alle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Cambiamo argomento, è passato in Consiglio Comunale a Dovada il bilancio di previsione, tra i punti analizzati il piano triennale delle opere pubbliche. Bruno Mattana.
Giacomo Pastorino, assessore alle attività economiche e al bilancio del Comune di Ovada. È stato discusso e approvato il bilancio preventivo del Comune. Nel bilancio c'è anche il piano delle opere pubbliche triennale. Ci sono delle cose interessanti, no? Quest'anno direi che la novità più forte non è tanto nel settore della spesa, ma nel settore delle entrate, perché come ormai anche gli organi di stampa hanno riportato ampiamente, siamo arrivati alla decisione di proporre al Consiglio Comunale, anzi l'abbiamo già approvato nel piano di alienazione degli immobili, di disporre la vendita della palazzina di Piazza Castello, l'ex stazione della tranvia Ovada Novi, che come è sotto gli occhi di tutti versa in situazioni manutentive diciamo problematiche, ecco, per usare un eufemismo, e rispetto alla quale l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che il Comune non riesce a reperire le risorse per una sistemazione dell'immobile, e allora siamo arrivati alla determinazione di venderlo. L'introito unitamente a quello che stiamo incassando con le cessioni della piena proprietà delle aree oggi soggetto di diritto di superficie nel quartiere Nuova Costa ci permetteranno di ampliare la gamma di investimenti che abbiamo previsti. Abbiamo previsto nel triennio un fortissimo investimento sul cimitero urbano con la costruzione di una nuova ala, di nuovi loculi. Abbiamo inserito la rotonda di Piazza 20 Settembre, che anche questo è un intervento che da anni la città... era il buco nero. È un anello diciamo, oggetto di una piccolissima opera di revisione, veramente piccolissima, lo scorso anno, e tutto quello che noi riusciremo a fare per migliorare l'immagine, la gradevolezza, l'accoglienza della città è un lavoro che facciamo per il futuro, è un investimento per il futuro anche in termini di posti di lavoro, perché io sostengo che il turismo non darà grandi numeri, però può essere anche una fonte di reddito e quindi di miglioramento delle attività economiche assessorato di cui mi occupo. È stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Si chiama l'Isola di Margherita ed è lo spazio pensato per i bambini affetti da malattie rare e incurabili. Sentiamo. Un progetto unico per tutta la regione Piemonte, una residenza per i bambini che non possono guarire, che fungerà anche da momenti di sollievo sia per i bambini affetti da tumore sia per i bambini affetti da malattie genetiche o da malattie neurodegenerative che al momento non riescono a trovare nessuna possibilità di guarigione. Vi sono 6 mini appartamenti, 6 suite per i nostri pazienti, bambini e adolescenti e per le loro famiglie. Accoglierà sia gli inguaribili affetti da tumori ma anche quelli affetti da malattie genetiche o da malattie neurodegenerative. Servirà per le fasi terminali di malattia, ma sarà anche un momento di supporto e di sollievo per le famiglie. Servirà ad esempio a stabilizzare i sintomi e a togliere il dolore. A tutti noto che in questi anni stiamo conducendo quella che è la lotta contro il dolore all'interno dei nostri ospedali, e l'Isola di Margherita rappresenta uno degli strumenti principali per la lotta al dolore. È evidente che l'Isola di Margherita funziona in collaborazione con gli altri ospedali e con tutto il territorio. Il bambino preferenzialmente muore, un brutto termine, nel proprio domicilio, ma ovviamente in alcune situazioni sono necessarie delle strutture di accoglienza. Ecco, questa è la prima struttura di accoglienza in Piemonte. La musica non conosce barriere e a Novi Ligure è stato organizzato un concerto che riprende questo filo conduttore. Enrico Maria. Ai piedi della salita che porta al Parco del Castello di Novi Ligure, la chiesa di Sant'Andrea è stata la sede di un importante evento musicale, non solo dal titolo Senza Barriere, voluto ed organizzato da Daniele Pittarello in memoria di Mark Prieto, figlio della sua compagna, scomparso a soli 19 anni in un incidente stradale.
Il titolo della manifestazione, Senza Barriere, vuole indicare come la musica sia un mezzo che può coinvolgere realtà differenti tra loro, avvicinandole per superare le divisioni e favorendo i contatti tra persone diverse. Quest'anno i fondi raccolti sono andati all'ANFAS. All'appuntamento, oltre ai ragazzi dell'ANFAS, hanno partecipato gli alunni della scuola elementare Intorno al Melo e la corale novese diretta da Chris Giuliano, che ha eseguito con maestria brani tratti dal repertorio gospel e dalla tradizione italiana. La corale novese, realtà musicale simbolo della città di Novi Ligure, ha accettato con grande entusiasmo l'invito di Daniele Pittarello, dando il suo contributo umano ed artistico all'evento. La corale quest'anno festeggia 40 anni, è stata infatti riconosciuta nel 76 dal comune di Novi con delibera consiliare ed è stata orgogliosa di offrire la sua collaborazione a realizzare un momento estremamente significativo. Nella suggestiva chiesa di Sant'Andrea, Senza Barriere ha regalato emozioni in un inno alla vita, celebrando la volontà del più nobile stare insieme. Tra poco nella pagina sportiva ci occuperemo di calcio e dell'Alessandria con la sconfitta rimediata domenica contro il Foggia, che di fatto l'ha portata ad essere fuori dai giochi per la corsa alla Serie B. Un campionato, quello dei grigi, caratterizzato dall'avventura di Coppa Italia, che in qualche modo ha viziato il proseguimento della corsa alla categoria superiore. Ma adesso è tempo di guardare avanti, di analizzare quello che è stato fatto, di gettare le basi per affrontare una nuova avventura che davvero possa portare la squadra del presidente Luca Di Masi ad affrontare un campionato vincente dall'inizio alla fine. Lo chiedono i tifosi, soprattutto lo chiede una città che proprio grazie ai grigi è balzata alle cronache di tutto il mondo. Tra poco il servizio, poi come sempre il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.